Intelligenza artificiale e impatti sulle imprese. Come sta affrontando BAT questa trasformazione? Diciamo che l'intelligenza artificiale è diventata pervasiva all'interno della nostra filiera tabacchicola in tutte le fasi del processo. All'inizio parliamo di precision farming, quindi abbiamo una serie di progetti che aiutano proprio i farmer, gli agricoltori ad utilizzarla per migliorare la fertilità del territorio, per avere risparmi d'acqua, ridurre diciamo anche il consumo di sostanze nocive. La introduciamo poi in tutto quello che è il Factory 4.0, quindi nei processi di produzione, fino ad arrivare poi a tutte le nuove tecnologie del digital marketing applicate alla comunicazione e al raggiungimento del consumatore.